Maschiangino comincia oggi l'accensione delle luci sulla città, un'iniziativa che abbiamo immaginato per questo Natale a Napoli, che è chiaramente un Natale molto diverso rispetto a quello degli anni precedenti, un Natale in cui dobbiamo restare a casa, però abbiamo voluto comunque illuminare tanti quartieri della nostra città. A Staffetta si illumineranno nei prossimi giorni alcuni monumenti della nostra città, il colonnato di Piazza Plebiscito, il Museo Filangieri, ma anche tantissimi palazzi monumentali delle periferie e di tanti quartieri della città. Su alcuni di questi monumenti, di questi palazzi, verranno proiettate, come alle mie spalle il testo di Terra Mia di Pino Daniele, verranno proiettati dei testi di autori celebri della nostra città. Con le parole di Terra Mia di Pino Daniele si accendono le luci sulla città del progetto di Natale, che prevede installazioni luminose in vari quartieri, accompagnate dal sottofondo musicale legato ai testi. La prima è stata inaugurata ieri in Piazza Municipio, nello spiazzo antistante il TAR. Questo anche per dare un segnale di vicinanza al mondo della cultura, che sappiamo benissimo che è un mondo che sta vivendo un lockdown totale da mesi, lo ha vissuto nei primi mesi della pandemia, lo sta vivendo in questa seconda ondata della pandemia, per cui questo Natale a Napoli per noi, per l'amministrazione comunale, per l'assessorato alla cultura e per il sindaco De Magistris è un Natale di grande vicinanza e di grande sostegno al mondo della cultura, e per cui abbiamo immaginato tante attività al di là della proiezione delle luci che accenderemo in tanti quartieri, di sostegno soprattutto alle piccole realtà culturali che stanno patendo una situazione di grandissima difficoltà in questi mesi.